Buon salve gente, buon salve, benvenuti o bentornati nel lato oscuro. Io sono Giulia, ma potete chiamarmi G o anche Sua Malvagità, vedete voi. È un po' di tempo che mi frulla per la mente questa idea malsana di fare questo video. Malsana perché mi pone davanti a un quesito esistenziale che mi mette in crisi e ansia al solo pensarci. Tuttavia prendo coraggio a piene mani e decido di portarvelo qui su YouTube. Perché? Perché c'è stato un insieme di coincidenze. Io volevo farlo e in più ho iniziato a leggere il grande libro della scrittura. Tra l'altro questo testo è quello di del saggiatore e questa copertina brutta, scusate, perché ci sono tante copertine, ecco, questo volevo dirvi del testo, di cui diciamo ci sono omaggi a generi differenti. Io ho beccato quello del romanzo rosa, spero che stiate ridendo, io un po' meno, ho provato a cambiarlo e mi torna sempre quello rosa. Va bene, ci terremo questo. Dicevo, all'interno del grande libro della scrittura che sto attualmente leggendo, di cui parleremo sicuramente sulla piattaforma Viola, io ho letto l'introduzione e ho detto: mio Dio, ma quindi è una domanda che un po' tutti si pongono, perché la prefazione o comunque l'introduzione è proprio legata alla questione del prima premessa, il libro giusto per l'isola deserta. Quindi niente, ho pensato, se addirittura nelle mie letture tutto mi dice fai il video, è giusto farlo. Ma prima di tutto, sigla! Ammettiamolo, villainini e villainine, una delle domande a cui più difficilmente riuscirei a trovare una risposta sensata è: quale libro ti porteresti in un'isola deserta? E mi mette talmente tanta ansia che non credo riuscirei a trovare un titolo singolo, cioè un solo libro da portarmi dietro. A meno che non ci sia un losco figuro che mi punta una pistola alla testa, allora diciamolo lì, effettivamente mi ingegnerei un attimo e riuscirei, credo, ad arrivare a una risposta univoca. E da brava villain ho deciso di barare, perché noi villain possiamo, e quindi ho deciso di essere più generosa con me stessa e con le personalità multiple che abitano questo condominio mentale, che altrimenti farebbero a cazzotti per prevalere e scegliere un testo solo, e Dio ce ne scampi. Quindi scegliamone quattro. Quattro testi da portare su un'isola deserta, che comunque non è facile ugualmente. Me li sono scritta perché è una cosa che voglio fare tipo book tag. Infatti chiedo a Piovono Giuggiole, ti ho incastrato Giulia, e niente, c'è niente da fare, di provare anche lei a rispondere a questa domanda. Adesso vi pongo però le premesse, perché così, cioè, uno ci pensa 16 anni e non va bene. Vi pongo un po' di restrizioni iniziali. Ma non pensate di essere salvi, pensavate. Invece no, vi chiedo di rispondere anche voi coi quattro libri che portereste su un'isola deserta. E se siete tipi da Instagram, da hashtag, sappiate che sul mio profilo Instagram sta bollendo in pentola un template che vi faciliterà le cose, quindi non potete sfuggire. Un losco figuro viene da voi e vi dice che avete solo mezz'ora per fare una valigia, prendere le vostre cose e seguirlo verso una meta sconosciuta, un'isola deserta dove dovrete rimanere fino a ulteriore contatto. Il vostro piano di conquista non è andato come speravate e, diciamocelo, qualcuno ha fatto la spia anzitempo, l'unico modo per sabotarvi. E quindi, vista l'enorme potenzialità di questa impresa, e sia un po' autobiografico, ma portate pazienza, i leader mondiali sono sulle vostre tracce. Vi conosco, voi state già riempiendo la valigia con chili e chili di libri, ma lo scofiguro vi dice no! Solo quattro libri. E voi gli dite: ma lo scofiguro, ma non posso lasciare a casa i vestiti. Ma lui non vuole sentire ragioni. Solo quattro libri. Quindi non avrete il tempo di fare avanti e indietro per le librerie, per i locus amenus della vostra casa. Dovete scegliere quattro libri senza ragionarci troppo, senza pensarci troppo. E diciamocelo, in caso di conquista del mondo, voglio dire, nulla vi vieta di iniziare a pensarci. Quindi magari arrivate anche preparati. Quindi prego, perché so che siete villain anche voi, e che questa cosa potrebbe succedere. Quindi non avete tempo di fare avanti e indietro per le librerie, non avete tempo di consultare cose online, dovete mettervi lì e scegliere senza ragionarci troppo quattro titoli. E vi dico, nulla vi vieta dopo questo video di pensarci un po' più accuratamente, così in caso di fallimento della vostra impresa di conquistare il mondo,
arrivate preparati, quindi prego. Per non barare troppo, perché mi conosco, mi sono già segnata i miei ragionamenti, quindi li ripercorrerò attraverso gli appunti e sono rimasta nel tempo che mi sono data, quindi un quarto d'ora circa, e vi espongo quello che la mia mente malsana ha partorito. Riguardando i miei appunti ho notato che le mie personalità multiple hanno deciso di litigare per tipo una pagina e mezzo sul primo libro da portare, che non c'è da dirlo, lo sapete, sarà Tolkien, chiaramente nella mia valigia Tolkien ci deve essere. Tuttavia non siamo riusciti insieme a trovare in questo condominio folle un unico testo, perché di base probabilmente sceglierei Il Signore degli Anelli, poi però mi ricordo che io prima del Signore degli Anelli leggo sempre Lo Hobbit, quindi c'è questa abitudine che non so se una pistola alla testa potrebbe farmi cambiare, cioè è una cosa un po' consolidata. Quindi Signore degli Anelli o Lo Hobbit, e poi c'è quella personalità, quella un po' strana in fondo che si crede Napoleone, che mi dice sì, ma noi abbiamo sempre apprezzato di più il Silmarillion, e penso a portarmi su un'isola deserta il Silmarillion. Cioè, per carità, potrei addirittura riuscire a comprenderlo a memoria. Sì, però è sempre il Silmarillion. Davvero voglio passare tipo chissà quanto tempo con quello? Non lo so. Una delle mie personalità, quella un po' più psycho, però quella a cui tutti vogliamo più bene, scrive che tenterebbe di cercare un'arma contundente per rivolgerla contro l'osco figuro e convincerlo che un libro e un cofanetto sono la stessa cosa. Quindi, non barando, forse Il Signore degli Anelli, però edizione illustrata, cioè almeno così, cioè, se devo andare su un'isola deserta, un po' di comfort, no, non guastano. Se no, cerchiamo il tutto per tutto e andiamo a minacciare l'osco figuro per convincerlo che un cofanetto con Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, magari in inglese, è perfetto. Il secondo libro ha causato addirittura maggiori dissidi, perché inizialmente stavo pensando a Oscar Wilde o a Shakespeare, che tuttavia temo che non mi terrebbero compagnia per molto, nonostante io li tenga molto nel non cuore, è lì che devono rimanere, non a occupare uno slot nella mia valigia. E credo che io ripiegherei sull'amore che io ho da sempre. Oh, ho anche il corvo tatuato su un braccio, quindi credo che mi servirebbe una raccolta di racconti. Ho pensato anche a Lovecraft, ma se devo decidere solo uno tra i due, sicuramente Tutta la vita Poe, e mi permetterebbe di sfruttare l'ocus amenus e l'ansia prodotta da tutta questa esperienza per provare quel sentimento che mi hanno detto si chiami qualcosa come paura, non lo so, non sono molto avvezza, quindi magari riuscirei a provarlo. Col terzo libro le cose si stanno facendo difficili, diciamo. Ho una serie di proposte. Primo fra tutti mi svetta così Dracula di Stoker. Il fatto è che io sono in un'isola deserta, non in un purgatorio, cioè io amo Stoker ma ha letto Once in a Blue Moon, cioè tenuto lì da consultazione credo che mi manderebbe ai pazzi, quindi credo di no, credo che il suo stile non sia per quel momento in cui mi mancherà casa. È vero che il gotico per me rappresenta una sorta di casa, però Stoker è una roba da una volta ogni tanto, una botte via, non è una roba che vorrei in relazione fissa. E quindi parte il listone, una serie di proposte che mi sono buttata lì, perché sono partita con Asimov. Il ciclo completo di Asimov effettivamente potrebbe essere una scelta vincente. Non sono mai riuscita a leggerlo tutto perché l'ho iniziata recentemente la fantascienza, mi ci sono avvicinata da poco, e quindi quel testo sarebbe un qualcosa che voglio recuperare da una vita, e quindi aggiungiamo al testo anche l'appagamento di riuscire finalmente a portare avanti una lettura che è un sacco che voglio fare, un autore che mi piace e che quindi riuscirai ad apprezzare, diciamocelo. In un'isola deserta l'appagamento è poco, quindi questa cosa teniamocela stretta. Ma poi mi sovviene La Guida Galattica, e il buon umore effettivamente scarseggerebbe, ergo anche quella mi servirebbe, mi farebbe sorridere, mi farebbe pensare alle cose belle. Quindi se hai lo stomaco vuoto, la guida, cioè non è che la puoi mangiare, però fondamentalmente ti tiene sul morale. Le Mille e Una Notte, ho un'edizione bellissima illustrata che potrebbe fare al caso mio, tra l'altro non l'ho mai recuperato per intero, sono un sacco di pagine, quindi un sacco di compagnia, perché diciamocelo, va bene la qualità, ma quanto ci dobbiamo stare su quest'isola deserta? Perché se ci dobbiamo stare tanto, è inutile che mi prenda dietro Shirley Jackson, per intenderci. Cioè, che cosa mi fa? Mi fa due orette? Un'oretta e mezza se lo voglio imparare a memoria due giorni? Quindi no, dobbiamo essere anche pratici. E poi ho anche questa proposta un po' malsana, buttata lì, ma che più la vedo più mi convince.
ovvero mettere in valigia un manuale di una lingua che non conosco e che magari è una vita che vorrei imparare per molti aspetti, quindi sia per la parte di scrittura che eventualmente per il parlato. C'è poco da fare nel parlato perché non abbiamo niente, quindi no, non vale dire prendo il Kindle con 850 titoli, perché sennò, cioè, anche se potessimo portarci dietro il caricatore solare eccetera, quanto ci stiamo, st'isola deserta, la prima volta che il Kindle si rompe, insomma, non si può avere niente di digitale, altrimenti ci avrei pensato. Però una lingua, comunque anche solo per iscritto, è un qualcosa importante. Nei manuali fatti bene, tra l'altro, ci sono anche dei testi, che voglio dire, non sono sto divertimento, però qualcosa da leggere in più c'è. Lì però sovviene il problema di, ma come mi esercito nella scrittura? Probabilmente comunque indugerei sul russo o sull'arabo o sul cinese, che sono le tre lingue che so che non imparerò mai nella vita, ma che sono mio desiderio sapere da quando sono piccola. Quindi così. Quindi alla fine mi sono proposta una cosa. La personalità dominante tra le mie mi ha detto: Gi, facciamo questo. Tiriamo un dado da 6, da brava giocatrice di GDR. Infatti qua sotto ci sono, qua non potete vederli, ma qua sotto ci sono i manuali e i dadi. Mettiamo nell'1 Asimov, in 2 la guida, nel 3 le mille e una notte, 4 ho messo guerra e pace, perché quando sono arrivata a dire prendo su le mille e una notte, ho detto sì, però guerra e pace tipo tutta la vita che vorrei rileggerlo, perché quando l'ho letto ero troppo piccola, ci capivo poco. Tra l'altro ho messo nel 5 o Anna Karenina o Madame Bovary. Madame Bovary mi sta giudicando dalla mensola. Io ce l'ho messo perché non mi sentivo di escluderla e le voglio bene, ma oltre ad averlo letto di recente, quindi non mi rinecessita, Anna Karenina è tipo 700 pagine in più, quindi, cioè, capite che vincerebbe Anna Karenina. E nel 6 un manuale di una lingua sconosciuta. Quindi tirerai un dado e vedrai cosa viene fuori. Quasi quasi lo tiriamo adesso, così vi dico qual è il risultato. Tra l'altro, notare che questo è un ottimo modo per deresponsabilizzarsi, per poter avere quello spazio di io avrei scelto diversamente, ma è stata la sorte, quindi me la prendo con la sorte e non con la mia poca capacità decisionale. Vabbè, dettagli. Comunque, dado nero come la mia anima e si addice a un villain. Vediamo che cosa mi dice. Cosa porteremo? 1 Asimov. E niente, sento male, perché Asimov ok, però adesso sento Anna Karenina e Guerra e Pace, penso perché... Vabbè, comunque verrà con noi Asimov. E l'ultimo testo non può essere altro che un'edizione antologica o enciclopedica dei testi della Maniscalco. Sì, sono sicura che Oscar Wilde prima o poi ci porterà questa cosa nel carrello, e quindi credo potrebbe essere questo, perché d'altra parte c'è bisogno di fuoco su un'isola deserta e il fuoco va alimentato. No, scherzo, non brucerai mai il libro della Maniscalco, anche perché è abbastanza grande, visto che i 4 testi di Audrey Rose sono enormi, quindi verrebbe un'ottima arma contundente. E poi, vi ripeto, su un'isola deserta ci vuole un po' quello shock, quel ridere di gusto e sentirsi non troppo sfortunati, perché, diciamocelo, ci sono cose peggiori, tipo sapere che fuori dall'isola deserta sono disponibili anche altri testi della Maniscalco. Tu ce l'hai lì e ti ricordi che non tutto quello che hai lasciato per te era fondamentale, anzi, da qualcosa volevi pure fuggire. Ho provato a decifrare il resto della scrittura vaneggiante, dei geroglifici, degli insulti che ci sono negli appunti, e credo di essere arrivata a un punto importante. Sempre quella personalità che dice utilizziamo un'arma contundente contro lo scofiguro ha suggerito un scambiamo l'ultimo testo con un quaderno o con più quaderni, perché la sua idea era un libro a tante pagine, un quaderno no, quindi non ci può dire un quaderno solo perché non ha senso a livello di pagine, almeno ce ne saranno un po'. E siccome per me la scrittura è fondamentale e non credo sarò mai in un'altra isola deserta dopo aver pianificato di conquistare il mondo e non esserci riuscita, ecco, quale miglior momento per scrivere le mie memorie da villain oppure un qualcosa su un'isola deserta, insomma, quale miglior momento per sfruttare l'opportunità di avere tempo, cosa che non ho mai. Quindi credo che baro e nell'ultimo proverò a fare questo, perché altrimenti l'altra idea, se proprio lo scofiguro ha deciso di romperci i cojones, sarà quella di scegliere un libro di sopravvivenza, non Le giovani marmotte, cioè qualcosa di serio che mi permetta di sapere appunto quali sono i pericoli. Il problema è che così
è molto vago. Sceglierai un libro di sopravvivenza, magari generale, e poi cercherai di sfilare informazioni allo scofiguro per sapere più o meno il clima, perché devo prendere sto libro di sopravvivenza, solo che non ne ho in casa. Non mi sta venendo voglia di prendere un libro di sopravvivenza, no? No, no, per niente. Quindi non lo so, credo che... No, lotterei per il quaderno. Ve lo dico sinceramente, lotterei per il quaderno con le unghie, coi denti, e mi ci portano nella cassa, dentro quest'isola deserta, se vi dicono di no. E quindi niente, gente, questo video disagiante è giunto al termine. Queste sono state le mie scelte, ma fatemi sapere le vostre nei commenti o su Instagram, perché sono curiosa. Mette un po' l'ansietta anche a voi questa domanda? Cioè, riuscite a pensare, o nel momento in cui voi pensate 4 libri per un'isola deserta, il vuoto cosmico, come è successo a me i primi minuti, ero tipo, libro, cos'è un libro? Cioè, proprio sparito tutto dalla mente, però poi dopo il panico e l'ansia, no, aspetta, non perdiamo tempo. Quindi voglio sapere le vostre scelte, e se il video vi è piaciuto lasciate like, commentatelo con la vostra opinione e condividetelo, in modo che altri abbiano questo dubbio amletico e ci facciano sapere quali sono i 4 testi che porterebbero su un'isola deserta. E se non vi siete ancora iscritti al mio canale, shame on you, ma insomma, chi è che vi aiuta dopo una conquista del mondo fallita in anticipo? Solo io, solo la vostra villain del cuore, quindi cliccate sul tasto iscriviti e anche sulla campanellina. Tranquilli, non arriva allo scofiguro, quello ancora ci vorrà un po' di tempo. Tutti i miei social sono in descrizione, Giulia Bifrost su tutto, in particolar modo, come vi dicevo prima, su Instagram, dove troverete template, contenuti disagianti, storie di Bassotti, ma anche la schedule, quindi il programma delle live sulla piattaforma Viola, dove questa domanda l'avevo già mezza anticipata. Quindi diciamolo, ci sono villain di serie A e villain di serie B, per il semplice fatto che quelli di serie A l'hanno già saputo e quindi hanno avuto anticipo per pensarlo. Che cosa terribile, ma voi seguitemi negli altri social, così anche voi potrete avere vantaggio sugli altri villain. Sapete com'è? Siamo villain, pariamo! E niente belli, il video è finito, andate in pace, ci vediamo al prossimo. Bye gente!